Ed eccoci qua per un altro match di Winners Quarter Finals fra MJ e The Ox, che optano per Yoshi contro Bayonetta. Immagino che MJ abbia una discreta conoscenza del matchup, avendo giocato, penso, una discreta quantità di volte contro il buon El Moro. Vediamo se The Ox riuscirà a fare qualcosa che El Moro non è stato in grado di fare, anche se onestamente penso che vinca la maggior parte delle volte. Vediamo quindi situazione di banda a parte dei giocatori che stanno decidendo su quale stage andare. Vediamo quindi decisione piuttosto lunga fra i due giocatori. Optano per andare su Final Destination. Quindi vediamo inizio fra Yoshi e Bayonetta. Voilà, buon questo up tilt perché però non connette completamente. Vediamo jab dash attack. Al momento buona pressione da parte di AMJ, che riesce a trovare al momento tutte le punch necessarie sull'avversario. Buono questo down tilt fair che però non riesce a connettere nello special. Nera per terrare, non trova il secondo colpo del side B. Buona questa smash di high da parte di AMJ. Sembra che perdere contro il Moro molteplici volte l'abbia convinto a farla, con anche un buon successo. Ecco, ancora non connettono queste stringhe di up tilt up air. Buono, trova comunque buon vantaggio da parte di The Ox al momento 114 su 79. Sappiamo che entrambi i due personaggi hanno leggere difficoltà a trovare il kill, perché sono un po' unreliable. Ma trova finalmente questo up smash sul wish time un po' azzardato da parte di The Ox. Abbiamo comunque buone stringhe di appeal, tapir da parte di AMJ, che sembra aver trovato. Mamma mia, ed ecco finalmente questo witch time da parte di The Ox, che finalmente trova la kill su AMJ. 70% comunque sulla baionetta di The Ox, che è in una situazione non buona. Viene mandato stage. Oh, si aggrappa lì al bordo, però questo causa il lag. È una situazione non proprio confortevole per The Ox, che adesso si trova a 109%. Percentuali pericolosa, soprattutto contro un personaggio come Yoshi, che a queste percentuali ci vive bene. Ecco, ancora buoni questi special che però non riescono a connettere completamente. Ed ecco falling up air, buono, ma non riesce a trovare la kill. Ora cerca uno spam di uova ed è il down B che finalmente trova la kill sull'avversario, dando quindi l'1-0 per AMJ. Vediamo quindi quale sarà il counter pick di The Ox. Decide di andare quindi su Smashville. Vedremo se ci sarà un cambio di personaggio o meno. Vediamo quindi buon inizio da parte di The Ox, che trova una piccola percentuale sull'avversario. Down tilt, fair, up B, side B, back air, 56% sull'avversario. Buono questo inizio da parte di The Ox, che sembra essersi trovato più a suo agio. Adesso ancora tiene lontano l'avversario con questi aerial. La Danfro, un buona percentuale sull'avversario. Wish time, che però non viene punito da parte di MJ. Up tilt. Ah, il frame trap che non riesce a trovare correttamente con Apeir up B. Ed ecco l'F smash un po' a random, ma che funziona. Buona read da parte di The Ox, che trova quindi un buon vantaggio sull'avversario adesso. Ora, vediamo quindi AMJ che si trova a rincorrere l'avversario. Wish time. Sbaglia un po' questi follow up. Purtroppo non riesce a trovare un gran vantaggio sull'avversario. Adesso ancora il down tilt nel fair down tilt. 34%, adesso vediamo situazione pericolosa nell'uovo, che chiaramente però non avrebbe portato la kill. Ancora special, deve atterrare con lag, ma viene colpito.
Buono, questo Silvia torna sullo stage. Lo scudo che però non muore. Oh, viene rotto quindi da un up smash. Qui fa l'up smash come un pollo. Comunque, buon vantaggio adesso da parte di The Ox ancora. 72% sullo Yoshi Blu di MJ. Side B, up tilt. 88%, 100 con questo back air. Ancora il back air, 111. Situazione pericolosa per lo Yoshi di MJ, che viene punito da una grab. No, l'uovo. Ok, ce la fa senza problemi. Torna sul stage, il nair landing. C'è questo down smash cattivissimo sul recupero di Yoshi, ma non lo trova. 149%, situazione di edge guard. L'F smash di nuovo che prende lo stock dando l'uno pari. Attenzione, abbiamo trovato forse il grande demone di AMJ in questa bracket Winners Quarter Finals. Quindi sta pensando al ban The Ox per sua AMJ. Quindi AMJ counter pick e Battlefield è abbastanza prevedibile. AMJ si trova molto a suo agio con le piattaforme, ma Battlefield ha sicuramente il vantaggio su Dreamland di avere un tetto più alto, che non è un grosso problema per le sue kill di up smash up air, ma lo è assai di più per le kill di combo verticali di Bayonetta. Comunque percentuali molto vicine per i due personaggi. Pressione sullo scudo da parte di MJ, che adesso si ferma. È un po' impaurito chiaramente da Witch Time. Sappiamo che questo matchup è odiato da molti Yoshi a causa del io non ho una grab e quindi non posso giocare contro Bayonetta. Quindi trova questa grab Bayonetta al 68%. Ah, buono queste. E trova finalmente la tilt, l'F smash. Follow up non ottimale da parte di The Ox, che comunque non lo so fare, dice. Comunque trova il 6B back air, mando off stage l'avversario. Viene però colpito da un uovo, il fair che prende il il down B che colpisce l'addormentato The Ox, che trova finalmente questo 6B up B, che non riesce però a connettere nient'altro. L'up smash che non viene punito, questo è il dodge. Bat within, esce e uscire dai jab con un po' di e fair che però non porta ancora la kill. Side B, up B. E ok, il salto torna tranquillamente al bordo. E il jab che però riesce a essere scudato, jab up smash. Questo down, questa area da scendere è un po' pericoloso contro l'up smash anti-air da parte di Yoshi, che trova finalmente il primo stock di questo game. Due percentuale pericolosa, Witch Time o anche un back air ben assestato potrebbe trovare la kill per The Ox. O un F-Smash come abbiamo già visto nel game precedente. Ah, cerca questo uovo ignorante, buono, questa uscita con l'up B da parte di The Ox. Sono piuttosto safe. Side B. Ah, l'up B, oh, il Nair che lo manda off stage. Vediamo, dovrebbe ancora avere il salto. Infatti lo trova, eccoli lì. Ma qua side B. Ah, non riesce a trovare la pair definitivo per la kill. Ancora up tilt, non riesce a trovare la pair Nair. Ok, ancora Nair a scendere. 190% su questo Yoshi blu, col naso che pesa più di mia nonna in carriola. Ancora l'uovo, non ha una grab, ma questa cosa che ci assomiglia, insomma, dai. E trova l'F smash tipperato, ma dove esplode questo Yoshi. Si vede quel pus che aveva nel naso, esplode completamente. 77% però, buona situazione adesso per AMJ, 90% sull'avversario. Ah, cerca questo up smash sulla lead della roll sulla piattaforma, che è un'opzione poco sensata, ma che molti giocatori in situazioni di tilting utilizzano. Ah, cerca questo nair F smash che però viene punito da un nair a sua volta, combo breaker da parte di The Ox. Punisce, ancora non riesce a punire con il down B. Bat within che salva The Ox. Ah, non punisce con Witch Tista Auto Shield. Questo approccio poco safe da parte di MJ. Il back air, vedo quello scudo un pochino nerino. Ancora questa SDI buona da parte di MJ, che però ha qualche problema adesso a trovare la kill. Ha sicuramente paura del Witch Time. Ancora l'F smash, 62% adesso su Yoshi.
Ah, questo up smash è un po' esagerato. Il witch time carica al massimo l'up smash e non trova la kill. Probabilmente leggermente stallato, forse. Non lo so. Ah, buona questa attesa da parte di MJ, che trova finalmente l'F smash pivot, ma non ancora la kill. 108% su Yoshi. Situazione molto estesa fra i due giocatori. E qui tutto potrebbe determinare la fine del game e del set. Non trova questo jab up smash punito da una F throw. Ancora il neutral B a intercettare il recupero dell'avversario. Trova questo uovo. Oh, e trova questo fair sul salto da parte di The Ox. Buona kill da parte di MJ, che ha tenuto i nervi più o meno saldi fino alla fine. Quindi andrà in win semifinals.